Il sistema domotico residenziale Domina Plus di Havel, oltre alle funzioni già disponibili, si amplia con la funzione di monitoraggio delle chiamate d'emergenza. Tale sistema, il monitoraggio chiamate d'emergenza, si inserisce in diversi campi applicativi: residenze socio-assistenziali, hotel e bed and breakfast, scuole e uffici. Per scopi illustrativi, prenderemo in esame il campo di applicazione residenze socio-assistenziali. Il sistema, sfruttando l'architettura del cablaggio bus tipico della domotica, permette la segnalazione fuori porta delle chiamate provenienti dai vari locali. Operando sul pulsante attirante si innesca la chiamata locale. La chiamata viene inviata sul bus domotico e quasi simultaneamente attuata la segnalazione ottico-acustica fuori porta. Inoltre, mediante il touchscreen Domina Plus, il sistema mantiene costantemente monitorata la struttura rappresentandola mediante mappe grafiche, rendendola così facilmente gestibile. Al sopraggiungere di una chiamata, oltre alla segnalazione fuori porta, il supervisore domotico si occupa di attivare la segnalazione ottico-acustica generale, segnalare l'evento nella lista allarmi, rappresentare sulla mappa grafica la chiamata, così da agevolarne il riconoscimento locale. Inoltre, il touchscreen Domina Plus permette di memorizzare in un apposito elenco tutti gli eventi che hanno interessato il sistema di monitoraggio delle chiamate d'emergenza. Data e ora della chiamata d'emergenza, data e ora della tacitazione della segnalazione ottico-acustica generale, data e ora del reset locale della chiamata d'emergenza. Attraverso il touchscreen Domina Plus, il sistema è anche in grado di riconoscere un eventuale guasto e segnalarlo tempestivamente mediante un'apposita segnalazione ottico-acustica, in modo tale da richiamare l'attenzione sulla necessità di effettuare la manutenzione. Un eventuale taglio di linea del bus crea una mancata comunicazione con il supervisore, il quale invia una segnalazione di guasto in modo tale che la segnalazione ottico-acustica del guasto venga generata. Riassumendo, i componenti che compongono il sistema di monitoraggio chiamate d'emergenza sono i terminali di richiesta e reset locale della chiamata, i dispositivi di segnalazione ottico-acustici, e il terminale di supervisione con mappe grafiche. Di seguito viene rappresentato lo schema di collegamento, dove in alto a sinistra potete notare il supervisore domotico con l'apposito alimentatore, in basso a sinistra gli alimentatori del bus, e poi sul bus domotico vi sono connessi i moduli che compongono il sistema di chiamata d'emergenza. Segue ora il tutorial del funzionamento del sistema monitoraggio chiamate d'emergenza. Il supervisore domotico rappresenta una condizione a riposo, in cui non vi è alcuna chiamata d'emergenza in essere. Operando sul pulsante attirante di una camera, si innesca la chiamata locale e quasi simultaneamente attuate la segnalazione ottico-acustica fuori porta, ma anche la segnalazione ottico-acustica generale tipicamente collocata nel corridoio. Tale chiamata d'emergenza viene rappresentata graficamente mediante la creazione di un'icona rossa, che indica il locale da cui è arrivata la chiamata. Inoltre, viene generata anche una segnalazione acustica sul dispositivo stesso. Tale segnalazione è tacitabile premendo l'apposita icona campanello. Effettuando questa operazione, viene tacitata anche la segnalazione ottico-acustica generale presente nel corridoio, mentre quella fuori porta permane. Ora, cliccando sull'icona infermiera, si ha la possibilità di visualizzare la camera da cui avviene la chiamata. Operando sul pulsante a chiave si effettua il riconoscimento locale della chiamata d'emergenza, con il conseguente reset della segnalazione. A questo punto il supervisore domotico rappresenta che la chiamata è stata resettata con un'icona verde. Se dovessero scatenarsi altre chiamate, si può ripetere ovviamente le funzioni precedentemente mostrate. Nel video tutorial che segue viene illustrata la configurazione dei moduli domotici che compongono il sistema di monitoraggio chiamate d'emergenza. Tale configurazione avviene utilizzando il software di configurazione rilasciato assieme all'apposita interfaccia Havebus USB, il cui codice è BSA USB.
Dopo aver collegato l'interfaccia alla porta USB del proprio personal computer e aver avviato l'applicativo, la prima azione da effettuare è il riconoscimento dell'interfaccia hardware. Premiamo pertanto l'icona che rappresenta la lente di ingrandimento, che avvia la ricerca delle periferiche seriali. Selezioniamo quindi la porta seriale che ci interessa e la attiviamo ponendo la spunta nel campo Attiva. Per configurare i moduli domotici è necessario che l'interfaccia di configurazione sia collegata al bus domotico. Pertanto, il jack dell'interfaccia lo inseriamo nel connettore presente su uno dei moduli domotici che compongono l'impianto. Per configurare i moduli è necessario anche che questi vengano messi in modalità programmazione. Pertanto, premiamo l'apposito pulsante presente sul frontale, contrassegnato con la scritta PRG. Alla pressione di tale pulsante, il modo indica la modalità di programmazione con il lampeggio veloce del proprio LED. Immediatamente il software di configurazione riconosce qual è il modulo domotico che è in modalità programmazione. In questo caso ha riconosciuto l'attuatore codice 53BR4, che utilizziamo, sfruttando due dei quattro canali disponibili, per attuare la segnalazione di allarme generale e allarme guasto. Pertanto impostiamo il canale 1 con indirizzo 1.1. Selezioniamo la funzione istantaneo in modo tale che il relay venga attuato appena transita l'apposito comando sul bus domotico. Il parametro 1 lo lasciamo come di default, mentre il parametro 2 selezioniamo valore memorizzato con on uguale aperto, in modo tale da avere lo stato del relay normalmente chiuso. Passiamo ora al canale 2 e lo impostiamo con indirizzo 1.2, funzione ritardo di 30 secondi, in modo tale che il relay venga attuato con un ritardo di 30 secondi da quando transita l'apposito comando sul bus domotico. Il parametro 1 lo impostiamo come ritardo su arresto e il parametro 2 come valore memorizzato con on uguale a chiuso, in modo tale da avere lo stato del relay normalmente aperto. Questo ci serve al fine di sfruttare la funzione di riconoscimento guasto gestita dal supervisore domotico. Terminiamo la configurazione del modulo premendo il pulsante Programma, inviando tutte le informazioni al modulo in programmazione. A questo punto il software di configurazione visualizza la schermata di compilazione delle descrizioni aggiuntive, che non vengono memorizzate sul modulo domotico, ma salvate in un database utile per generare il report finale della configurazione dell'impianto. Passiamo ora alla configurazione del modulo attuatore utilizzato per la segnalazione fuori porta, premendo nell'apposito pulsante frontale. Come per il precedente modulo, anche il LED di questo dispositivo lampeggia velocemente ed il modulo viene riconosciuto dal software di configurazione. In questo caso viene infatti riconosciuto l'attuatore codice 441ABR1-M. Pertanto impostiamo il canale 1 con indirizzo 01. Selezioniamo la funzione istantaneo. Il parametro 1 lo lasciamo come di default. Mentre il parametro 2 selezioniamo valore memorizzato. Terminiamo la configurazione del modulo premendo il pulsante Programma, inviando così tutte le informazioni del modulo in programmazione. A questo punto il software di configurazione visualizza nuovamente la schermata di compilazione delle descrizioni aggiuntive. Passiamo ora alla configurazione del modulo trasmettitore d'allarme, utilizzato per generare la chiamata. Premiamo l'apposito pulsante frontale e come per i precedenti moduli, anche il LED di questo dispositivo lampeggia velocemente ed il modulo viene riconosciuto dal software di configurazione. In questo caso viene infatti riconosciuto il codice 441ABTA. Pertanto impostiamo il canale 1 con indirizzo 01, lo stesso indirizzo dell'attuatore fuori porta. Selezioniamo la funzione numero 21 e il parametro 1 lo lasciamo come di default. Terminiamo la configurazione del modulo premendo il pulsante Programma, inviando così tutte le informazioni al modulo in programmazione. Ancora una volta il software di configurazione visualizza nuovamente la schermata di compilazione delle descrizioni aggiuntive e la nostra configurazione di impianto è terminata. Ora vediamo nel funzionamento. Il supervisore domotico rappresenta la situazione dell'impianto ed attraverso l'icona di colore verde segnala che non vi è alcuna chiamata in essere. Agendo sul pulsante attirante, il modulo trasmettitore d'allarme invia la chiamata, il quale comando domotico viene intercettato dall'attuatore fuori porta, che chiudendo il proprio relay permette l'accensione della segnalazione ottica fuori porta, dal supervisore domotico, che reinoltra il comando all'attuatore, che gestisce la segnalazione ottico-acustica generale.
Il supervisore inoltre segnala la presenza della chiamata o delle chiamate nell'apposita lista allarmi. E nella stessa rappresentazione grafica è anche presente il pulsante di tacitazione dell'allarme generale. Premendo questo pulsante avremo quindi lo spegnimento della segnalazione ottico-acustica generale, mentre rimarrà invariata la segnalazione locale fuori porta. Sempre tramite il supervisore, premendo sull'icona di colore rosso che raffigura la chiamata, possiamo identificare mediante mappe grafiche la provenienza della stessa, per essere così agevolati nell'effettuare il riconoscimento locale. Tale riconoscimento avviene agendo sul pulsante chiave collegato all'ingresso di reset del trasmettitore d'allarme stesso, il quale resetta lo stato della chiamata inviando un apposito comando su base domotico, che disattiva la segnalazione fuori porta ed informa il supervisore domotico dell'avvenuto riconoscimento locale.